Io ero qua molto tranquillo al buio, che guardavo la TV quando ho sentito Nicolini parlare dei massimi attuali. Allora, il discorso è questo, dal mio punto di vista. I massimi attuali sono un vomito. Ma non perché sono cambiati i tempi, perché questi ragazzi non sanno boxare, cioè ignorano i fondamentali. Gli sport si evolvono, cambiano. Vedete il basket NBA? È migliorato tantissimo nello stesso tempo, è cambiato, tirano solo da tre, ma non è che non sanno più palleggiare, passare la palla e penetrare, ok? Cioè, si è evoluto, il calcio si è evoluto. Ora, Deontay Wilder non ha la guardia, non sa portare i colpi, non ha combinazioni. Tyson Fury è un ciccione con dei colpi deboli. Cioè, non è gente presentabile, non sono qualificabili come pugili. Sono guardati. Joshua è un culturista, ha la lentezza del culturista, ha la macchinosità del culturista, ma con la forza fisica che ha e con la tecnica che ha, perché i suoi colpi li sa portare, dovrebbe ammazzare la gente con tre cazzotti. Mentre questo dorme, guarda per aria, aspetta un round, due round, tre round, quattro round, ci ragiona, poi ti tira una pigna che stende l'avversario, se gli va bene, perché se gli va male, si becca un ciccionazzo che sa tirare tre colpi in linea e te lo stende. Cioè, quindi il pugilato, se noi togliamo i pesi, welter, leggeri, medi, eccetera, eccetera. I massimi di adesso sono impresentabili atleticamente, fanno schifo e si deduce anche dalla pancia, perché un pugile che si allena non è un ciccione. Se un pugile si allena è non grasso, perlomeno, ok? E le basi della box, cioè la guardia, il montante, il gancio, il diretto, cioè il ritmo, cioè queste cose qua le devi avere, capito? È come se un giocatore di pallacanestro non sa palleggiare, non sa passare la palla, non sa fare un blocco, non sa difendere, e si dice: eh sì, però adesso corrono molto di più. Sì, adesso vanno ai 3000 all'ora, però sanno lo stesso fare tutte queste cose e meglio. Cioè, i massimi di adesso sono impresentabili, Nicolini, capito? Cioè, sono cazzate che son potesi che è cresciuta all'altezza media, quello che vuoi. Ma Deontay Wilder, cioè, ragazzi, è uno scazzottatore da strada. Poi è 2 metri e 1, come dici te, è un nero che se ti becca una pigna ti mette giù. Ma non è un pugile. Tyson Fury, zio canta, cioè, non riesco neanche a inquadrarlo. Fa scappare da ridere. Cioè, tira dei pugnettini così, capito? Cioè, non è. Cioè, sono anche esteticamente inguardabili, ma perché questi non ci sono atleticamente, non si allenano? Io la vedo così. Cioè, non vedo questi Ercoli che sono talmente potenti, per la quale, visto questa fisicità, la tecnica, magari è venuto un po' meno. No, questi non sono tecnici. Cioè, questi, lo ripeto, non sono pugili. Cioè, sono degli energumeni che sembra che abbiano fatto 6 mesi di box. Io la vedo così, bene.